Guardate che figo, con la vista sul mare. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, giornata super ventosa, ma oggi c'è anche qualche sprazzo di sereno. Siamo già arrivati sulla DH Man. Qui con me c'è la Saretta, che è la prima volta che viene a finale, e il piccolo Erwin. E all'unanimità abbiamo deciso di portare la Saretta su DH Man. In realtà è molto brava, per essere alle prime armi. Sicuramente è uno di quei tre che qui a finale non bisogna assolutamente perdersi, quindi proviamo a portarla. Ovviamente nei punti più difficili smonterà, e adesso direi che con questa leggera brezza marina è tempo di partire. Però prima di partire iniziamo dall'inizio del giro, questa ventina da fine al volo. Arrivati sul lungomare di finale, super affollato oggi purtroppo, diciamo, perché è Pasquetta, però in qualche modo ci destreggiamo. E adesso andiamo in direzione alle Magne. Si passa anche dal centro di Finalpia per poi cominciare la salita dei ponti romani. Ho cominciato anche il pezzo di Sterrato e poi tra poco comincerà il sentierino di salita. C'è un bel po' di acqua per terra, speriamo che non sia troppo scavato e argilloso. Molto bene ragazzi, da tutto quello che ha piovuto ci si trova così a risalire praticamente un fiume. Sulla valle. Comunque questo sentierino, come vedete, è strabello farlo pedalando in su. Vai Erwin, vai, vai! Mi taglia la strada! Vai Saretta! No! Si è piantata in fondo! Anche alla grotta, cioè Erwin non le sapeva queste cose. Arrivati finalmente alle Magne e adesso si inizia l'anellino della 24 ore, che è la gara che fanno qua a finale, che fa praticamente tutto l'anellino qua in giro. Eccoci arrivati, partenza prologo donne, 24 ore. Inizia il transfer, questo mi piace sempre tantissimo. Sentierino, ma è bello veloce, semplice. Guardate qua, non si apre. Adesso abbiamo passato la partenza di H donne, di H uomini, per continuare il sentiero da 24 ore. Che arriva fino ai punti panoramici, alla torretta, che sono fighissimi. Se avete una bici da cross country o che volete farvi un giretto easy, questo è super consigliato. Discesina fino al punto panoramico. Col mare, col mare. Arrivate in cima al Cocuzzolo. Qua è un posto, secondo me, uno dei più belli di finale, e si vede giù tutta la spiaggia dei Saraceni. Là dietro c'è Varigotti e da lì è dove poi scenderemo da DH meno DH donne. Sempre spettacolare questo posto. Ripresa la strada, bellissima, quello laggiù è Spotorno e Noli, dove finiremo dopo a girare. Oddio, non ero pronta. Saretta si diverte così. Rifacciamo il pezzettino di sentiero che abbiamo fatto in salita e riarriviamo alla partenza di DH Men e DH Donne. Abbiamo deciso di rifare DH Men. Perché se vedete è praticamente tutto asciutto. Guardate che figo, con la vista sul mare. Primo pezzo, secondo me abbastanza facile,
Adesso c'è il pezzo di piano. Chi? Quanto gli dai? Te? Questo era bellissimo, il mio pezzo preferito. Arrivati anche a Varigotti, piccola caduta nella Z di Saretta, però è ancora viva, quindi ci prendiamo una pausa relax, magari mettiamo un po' di ghiaccio e poi vediamo cosa fare. Momento pranzetto, abbiamo optato per la frittura mista, come potete vedere, invece che la focaccina, che così la Saretta si è messa anche un po' di ghiaccetto. E nada, buon appetito. Bello incazzato oggi, ragazzi. Anche il mare, pieno di troncati e ondone. Qua siamo arrivati alla spiaggia dei Saraceni di Varigotti. E adesso c'è tutto questo pezzo sulla costa che è bellissimo. Un po' pericolosa, stare attenti. Guarda qua che figo. Questo punto qua è bellissimo. Grotta dei Falsari, ragazzi. Eccoci arrivati a Noli. Guarda che bello. Cominciata la salita che da Noli ci riporta su alle Magne, che si chiama Acqua Viva, e è bella ripida. Mi ricordo che anni fa l'ho fatta con un mio amico in muscolare, l'avevo trainato su con la cinghia. Non penso che renda molto dal video, ma vi assicuro che è fin troppo ripida anche per le bike, quindi assolutamente sconsigliata per le muscolari. Eccoci ritornati alla biforcazione, dove a sinistra si parte per DH Men e qua invece si scende per DH Donne, che mi piace sempre un sacco. Partenza per DH Donne. Guarda, che vista. Bam! Piano. Salvata. Ecco la Saretta davanti. La manetta. L'ho scassato. Prova, ragazzi. Con un dito in meno. Sta la giovanetta. Che bello sto posto. Boia. Preso malissimo. Ervi, l'ho preso male. Ho preso tutto male. Sta scendendo tutto il DH Donne con un dito spaccato. Guardela! Grande Saretta! Ale! Eccola! Che boss! Grande! Ce l'ho fatta. Che storia! Grande! Dai! Ti è piaciuto? Sì! È stra... È stra... più fattibile rispetto all'altra. Sì. Però è cattiva, è stra cattiva. Ci sono dei salti tosti. Sì. Salti, dei sassi. Eh sì. Bella questa rete.
riscesi a Varigotti dove abbiamo mangiato e adesso andiamo a beccare la salita che ritorna alle Magne, e che è la prima volta che faccio. Terza, nonché ultima salita della giornata, sempre in direzione Magne, ed è molto figo perché comunque siamo saliti bene o male tre volte nello stesso punto, ma da tre posti diversi. Trasferimento su sentiero degli arcieri. Sentiero di trasferimento con senso dubbioso. Questo qua è figo. Io l'ho detto. Non prenderti i meriti che non hai. E poi ogni tanto ti imbatti in cose assurde mai viste. Oggi tocca warning, chickens will attack strangers. Enter at your own risk. Oh, Cerri, ti attaccano. La salita la mangiano subito. Entriamo. Abbiamo scoperto che siccome le indicazioni di Trail Force non erano al top, stiamo facendo da 24 ore un pelo incontro umano. Però vabbè, cioè è tutta sali scendi, quindi abbiamo incontrato anche dei ragazzi che ci hanno detto no problem, cioè non è che vengono giù gente a cannone. Passaggini in mezzo al bambù, madonna la giungla. Sorry, la pulisco. Partenza per Briga Destra, che in questo momento sembra di più un torrente che un trail. Questo è il momento in cui non vorresti smerdarti proprio a fine giornata e non puoi neanche mollare troppo i freni. Abbandoniamo Briga Destra, che era troppo un fiume, e prendiamo Briga Sinistra, che sembra un po' più asciutta, però ormai siamo qua che stiamo sgocciolinando dappertutto. Eravamo riusciti a salvarci, non smerdarci troppo, e niente, siamo comunque riusciti a smerdarci anche oggi. Qua scorre un pelo in più, comunque strettino, poi con il muretto sempre a destra, un attimo che sbagli e finisci giù. Super belli questi trail, sia Briga Destra che Briga Sinistra, che è la prima volta che lo faccio. Davvero fighi perché sono diversi, sono facili e passano sopra le coltivazioni. Che paesaggi. Tutto finale. Ritornati in quel di Finalpia, adesso torniamo verso finale. Ritornati ad Ostello Bello con il sole, davvero uno spettacolo, e adesso siamo in fila perché tutti i bikers che hanno girato oggi come noi puliscono le bici nell'area adibita. Questo è il parcheggio interno privato col portone, davvero fighissimo e stracomodo. Bene ragazzi, giretto finito, ammetto che siamo andati un po' lunghi perché sono le 6.40 di sera e oggi dobbiamo purtroppo ritornare al nord, però dai, una birra bisogna in qualsiasi momento, per tardi che sia, quella ci sta sempre, ovviamente accompagnato patatine e le focaccine, quella con la cipolla che io adoro. Giretto davvero molto lungo perché sono venuti fuori 45 km e 1200 di dislivello. Ci siamo tutti e tre interi, più o meno, quasi. Io spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio i ragazzi di Ostello Bello che ci hanno invitato qua, davvero un posto super. Se venite a finale vi ricordo che vi lascio qua sotto il link per prenotare e uno sconto del 10% sul vostro soggiorno. Lasciate un like, un commento se il video vi è piaciuto, seguite il canale se non l'avete già fatto e seguitemi ovviamente anche su Instagram come Blondie Bike. Da finale tutto, cin cin! Cin! Ciao ciao!